The government built ladder. Happy it's here for us. Quindi. Dobbiamo sempre abituare al nuovo tipo di corsa. Ottimo. Quell'attacco là è egregiamente potente ed è molto utile per i nemici. Ah, come se io non ti avessi visto però, eh. Oh porca miseria. Scheggia perduta. Ah, fanno anche le acrobazie come i ninja adesso. Ma cosa c'è? La ronda. We should probably start by attacking the tail. Okay. Thank you. Ci vuole lo scudo qua. C'è una proprietà di fiducia permette ma chi riesce a sguarnire la pianeticina e a sconfiggere ogni singolo corrotto se giudicherà le ricompense speciali. Bene, ci mancava anche questa. Andate a cagare. Arrivano. Mi ha preso sto. Quant'è che ce ne sono ancora? Guarda che arriva. Maledetto ninja. Bello, bello tosto sto pezzo, dai. Interessante, dai. Nuovo cacciatore, per combattere a distanza, offre danni. Va bene, adesso abbiamo anche quello del cacciatore. Bardic, più uno. Allora, andiamo a vedere il Bardic più uno. Aspetto questa. Questa ha una lama lunga lenta. Beh, io per ora peso tutta. Allora, abbiamo trovato quello lì del cacciatore. Vediamo un attimo dove andare. Crossroads. Well, which way will it be? Scheggia perduta.
Vorrei capire dove ci fanno andare. Might be better to move forward instead of debating. Ah, guarda qua! Qui c'è la famiglia al completo! Sono la famiglia al completo! Allora, che senso di core? Devo potenziare l'attacco. Allora, di qua si va da un'altra zona, mamma mia che casino! Allora, andiamo avanti di qua per ora. No, nessuno si riprende. Vediamo se... lenta, troppo lenta. Per ora come siamo messi. Porca miseria, quello è bello tosto. Allora, però... preferisco tenere questa. A lot of healing. You still go on? Cool. Thank you. That's good. Dai, vieni su. E vai, ti prendo alle spalle! Very clean execution. Ma guarda qua! Chi sono questi? Maledetto! Ora... mi ha fatto fare la ronda. Adesso i sensori sono stati... ok, va bene. That's a solid start. Maledetti cani. Ok, però di riuscire a trovare un punto di salvataggio diventa veramente tosta la cosa. Spada del tramonto, quante spade del tramonto ti danno? Ok, anche questi li hanno tolti di mezzo. Ma dai. Ah,
Allora, io andrei a vedere un attimo dall'altra parte, perché qui abbiamo lasciato un bel po' di roba da vedere. Ok, andiamo a vedere questa parte. Ok, a questo punto l'abbiamo fatto, perché siamo tornati dove eravamo prima, quindi... Poi, di qua non l'abbiamo fatto. Estrazione... Ok! Un'altra guarigione, perfetto. Vediamo un po'. Questa zona non l'abbiamo proprio fatta. Sono sicuri? No, qui dove siamo arrivati mi sembra. Perché ho fatto la strada di qua perché c'era la rotta. Qui siamo già andati. No, lì da dove siamo arrivati. Quindi andiamo a vedere di qua. Ne abbiamo fatti fuori un'infinità. Un po' di qua. That's one big hole. Cos'è che c'è qua? Di sotto cos'è che c'è? Andiamo a vedere, andiamo a vedere, andiamo a vedere. Wanna head down? Make sure you judge distances right. Ho deve fare una brutta fine, ma noi non vogliamo farla. E qui c'è. Guess we have to jump down that pit. Ah, qui dobbiamo saltare giù. Sì, ma non funzionare. Sembra non funzionare. E fare morte. Ma che cazzo si fa andare di sotto, vabbè. Prendere un oggetto. Forse serve per tirare su... Ciao, proviamo. It's quite valuable. Let's use it well. It takes courage. Morto. No, invece no. Porca miseria. What a strange place. Dove siamo finiti, scusa? Che posto è? Ah, qua si va da un'altra parte. Era per capire, mentre qua ci apre un passaggio. Allora la mappa. E di qua non ci fa andare. Ah, ci fa... bisogna per forza andare giù di qua. Sì, bisogna capire un attimo come...
si è formata questa nube, non so che cosa, dove ci fanno andare. E adesso lo scopriremo. Ah, è andata via la nube che c'era. Ho preso degli oggetti strani. Guarda che cosa ho preso. Questo, oggetti liquido fermentato aumenta la resistenza al sangue. Cartuccio stordente. Vabbè, vediamo se mettiamolo qua. Esploriamo questa zona, spero di riuscire a trovare un... Sono venuto giù per niente. Qui è un tunnel. Dov'è che ci porta? Just cut straight through the mist. I'll take a bit more than that to keep us from getting lost. Let's take a break here. Oh, this? It's called onigiri. It's a kind of food that's easy to carry around. Not that there's any point in eating food for a revenant. Although we may thirst for blood, we never grow hungry. Still, I think that makes eating all the more meaningful for us. We fight. We drink blood. We revive. We fight some more. Our lives are pretty much one endless loop. But every time you go around, you almost forget that we were all human once. If I completely lost the memory of my human past, I wouldn't be me anymore. I would just be something in the shape of me. I'd look like a revenant, but on the inside I'd be no different than the lost. What's the point of living like that? I served in the army, back before I became a revenant. We always used to eat these things when we were out on missions. I guess it helps me remember. It was a miserable time, but I made some good friends that I shouldn't let myself forget. This stuff doesn't really taste that great, but eating it always reminds me of those friends. So, I guess you could say it helps me stay me. It's been an important companion in my life. Okay, all set. Come on, let's get going. There's a blood spring up ahead. Be careful not to lose your bearings, all right? If we get split up in this mist, we may never be able to find each other again. Però io penserei una cosa, forse non è il momento di andare qua. Ok.